Sta per iniziare il ricco weekend dedicato al barocco che interesserà i 5 comuni della destinazione turistica unica Enjoy Barocco. Da oggi sino al 7 maggio a Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina l'evento Barocco Heritage, parole, forme, prospettive. Prenderà vita, ospiterà ospiti illustri, divulgherà bellezze, intratterrà con giornate e studio dedicate ai primi 20 anni di riconoscimento UNESCO, volgendo uno sguardo al futuro e parallelamente animerà strade e palazzi, incuriosirà tra iniziative speciali e aperture straordinarie. 3 giornate organizzate dalla destinazione unica Enjoy Barocco in collaborazione con i docenti dell'Università di Roma Tor Vergata, del Politecnico di Torino e dell'Università degli Studi di Catania insieme al Club UNESCO, coinvolgendo i 5 comuni del GAL Terra Barocca, con un calendario di eventi volte a una maggiore fruizione del patrimonio culturale, meta di appassionati turisti che tutto l'anno si avvicinano a questa meravigliosa parte di Sicilia, apprezzandone siti e monumenti, paesaggi e natura, tradizione gastronomica e proposta artistico-culturale, organizzazione e vivace ospitalità. La prima giornata, introdotta da Santo Burgio dell'Università degli Studi di Catania e dal titolo Sguardi letterari sul barocco, sarà dedicata alla molteplicità di racconti, rappresentazioni e sensi che si sono stratificati sul patrimonio barocco nel corso dei secoli. Sarà Modica ad ospitare la seconda giornata di studi, domani 6 maggio, dal titolo Architetti e cantieri d'età barocca in Sicilia e nel Mediterraneo, mentre la parte scientifica si concluderà domenica 7 maggio a Scicli presso il prestigioso Palazzo Spadaro con l'appuntamento dal titolo Barocco Law and Economics Back to the Future. Le conclusioni dei lavori saranno a cura di Christian Greco del Museo Egizio di Torino. A fianco degli eventi scientifici sono stati previsti, grazie ai comuni del GAL Terra Barocca, una serie di eventi speciali con aperture straordinarie di palazzi, spettacoli, concerti, visite guidate, percorsi teatralizzati, musei aperti anche in notturna.